Siamo arrivati al punto vendita, siamo via San Gimignano, il punto vendita del nostro, dell'azienda Grillo La Buca. Adesso andiamo a affettare il prosciutto di cinghiale. Siamo arrivati alla parte finale e conclusiva, dal cinghiale alla salatura, alla stagionatura, prosciutto di cinghiale. Si inizia a togliere un po' la parte lacotica e si iniziamo a pulire per passare poi all'affettatura. Ecco, ora noi tagliamo il prosciutto un po' in un modo un po' particolare, un po' inusuale, perché normalmente tutti usano la pinza o l'affettatrice. Noi tagliamo a mano, però col prosciutto in piedi, cioè praticamente con una mano si regge e con l'altra praticamente tagliamo all'ingiù, vedete? E così, una cosa un po' più inusuale, diciamo, ecco, perché normalmente tutti usano la pinza. Noi ormai ci siamo abituati a questo tipo qui e questo, vedete, il prosciutto, vedete che bel colore, compatto, ha leggermente quel filino appena appena di grasso che lo mantiene più morbido. Poi uno normalmente si taglia anche un pochino leggermente più spesso, perché noi in Toscana il pane è senza sale, quindi di conseguenza facciamo un po' più saporito il prosciutto. Saporito ma non salato, perché altrimenti il sale poi, troppo sale non valorizzerebbe i vostri organoletti del prosciutto. Per noi vedere quando si arriva alla parte finale del prosciutto, che il prosciutto è tutto unito, vedete, non ha parti scure, parti ombrate, cioè vuol dire che è proprio la perfezione del prosciutto, quando è venuto veramente, veramente bene. Cioè la parte esterna, la parte interna non ha colorazioni diverse, perché è proprio perfetta, sia la salatura che la stagionatura. Questo è molto importante perché dà un sapore ancora migliore.